Ed è giunto il nostro spazio dedicato alle novità editoriali e tra le novità editoriali troviamo protagoniste l'amore, Parigi, noir, questi gli elementi centrali che si intrecciano all'interno di una storia avvincente laddove il giallo si fa sempre più intenso. Sto parlando di L'Eterno, il nuovo libro edito da Marlin Editore della scrittrice giornalista Simona Moraci, oggi qui in collegamento con noi a Mattina Live. Buongiorno, bentrovata Simona. Buongiorno, grazie. Allora, parliamo di questo tuo nuovo volume, L'Eterno, eccola qui, vediamo la copertina, laddove al centro c'è la storia di Irene, una giornalista italiana, amante dell'arte, ma amante anche di Ethan, un artista singolare e amante del sangue. Ti chiedo da subito come si intrecciano le vite di questi due personaggi centrali dell'opera. Ma si intrecciano in modo abbastanza misterioso e c'è anche, diciamo, un destino che li unisce da secoli, perché L'Eterno è un noir, è anche una grande storia d'amore, che ha al centro questo personaggio, questo Ethan, che in ebraico significa appunto l'Eterno, che in realtà non è del tutto umano. Per cui si intreccia col ritmo del thriller. Irene è una giornalista che vive a Parigi, lavora lì e si trova coinvolta in un'indagine su un misterioso killer delle periferie francesi, le banlieue. E qui incontrerà, i suoi passi incontreranno quelli dell'Eterno. La scena è una scena che io ho scelto tra ombre e luce, perché è la Parigi che ho vissuto, che ho da tanti anni, insomma, la fortuna di vivere, per cui è questa Parigi del dopo Bataclan, quindi una Parigi sofferente, ma che ha anche questa grande capacità di rialzarsi e di risorgere. Esatto, scegli Parigi, no? Una scelta possiamo dire anche intima e un po' personale, e in questa Parigi si inserisce un'antica profezia, addirittura angeli decaduti, ma anche vampiri che vanno a colorare la storia di Fitto Mistero. Di Fitto Mistero, come mai, ecco, scegli questo modus operandi? Da dove viene l'ispirazione, Simona? Viene un po' da quelle che sono state le mie grandi passioni dell'adolescenza, tutta la letteratura gotico decadente. Loro in realtà non sono revenant propriamente, sono angeli, però un destino, come dicevi tu, una maledizione, una profezia legherà per sempre questa stirpe a questa sete di sangue. In realtà il personaggio principale viene un po' fuori da quelle che sono state le mie grandi passioni, quindi magari è collerico come il Dracula di Stoker, sensuale come la Carmilla di Le Fanu, gelido come il Ruthven di Polidori, quindi sicuramente ecco la mia grande passione per questo tipo di letteratura influenza le pagine del romanzo. Tra l'altro non solo, no? Questa passione adolescenziale, ma c'è tanto altro, no? Che più o meno viene fuori nel volume e ti caratterizza perché c'è la tua passione per l'arte, il giornalismo, che vanno un po' a descrivere ancora meglio, no? Il personaggio di Irene che presenta un animo tormentato nel suo interiore e che per l'appunto sceglie Parigi per la bellezza e anche per l'arte che Parigi riesce a raccontare. Posso chiederti quanto c'è di Simona in Irene? Ma sicuramente c'è un bel po', perché per esempio questa mostra da cui io prendo ispirazione, una mostra che io ho realmente seguito come giornalista, è una mostra sul romanticismo nero al Museo d'Orsay, che peraltro è incantevole. Ed è proprio lì, insomma, che è nata un po' quest'idea tra luce e ombra di un libro che potesse raccontare la bellezza di Parigi. È una bellezza che negli anni dopo il Bataclan è stata ferita. Io ricordo queste lunghe passeggiate in questi miei luoghi del cuore, dal Marais ai Chedi, lungo Senna, con mia figlia accanto, mia figlia piccina, e l'esercito che ci camminava a fianco. Quindi è una Parigi sofferente, ma è una Parigi che ha conservato la bellezza, perché secondo me i francesi hanno una grande capacità di risorgere.
Ecco, e questo secondo me nel libro andava raccontato, per cui ci sono anche i miei luoghi del cuore, ci sono i posti in cui io amo stare, in cui amo scrivere, specialmente il Marais, che insomma questo quartiere ebraico molto bello. E volevo che questo libro potesse in qualche modo trasmettere proprio questo senso di rinascita. Beh, tra l'altro, ecco, un senso di rinascita, però c'è un passaggio e ti chiedo come avviene questo passaggio e questa inversione di rotta, se vogliamo, perché l'Eterno rappresenta per l'appunto un cambio di direzione rispetto alla tua opera prima. Allora, cosa ti ha spinto a voler cambiare stile e voler cambiare registro uscendo da quella che possiamo definire una vera e propria zona comfort, no? Di tanto successo che l'opera prima ti aveva restituito? Ma io credo che uno scrittore abbia sempre bisogno di misurarsi anche con le proprie passioni, e per me l'Eterno è una grande passione. Io in fondo non smetto di raccontare, come ho fatto in 200 giorni di tempesta, quello che è una mia esperienza di vita, questa volta come giornalista, non come insegnante. E credo che avessi un attimo bisogno di sognare. Perché in fondo l'Eterno è questo, è un sogno d'amore, dove trovano spazio quelle che sono state le mie suggestioni letterarie, le mie esperienze, insomma, di vita, per cui credo che fosse l'ora di raccontare una fiaba, gotica, ma sempre fiaba. Una fiaba godica che riesce a suscitare sempre quei pensieri, possiamo dire, altri, no? Immaginifici ma altrettanto potenti ed evocativi. L'Eterno, tra l'altro, per l'appunto, Simona, ha tutti i tratti per divenire una saga, perché c'è la storia, c'è l'arte, il romanticismo, le leggende misteriose. Hai pensato a questo punto, ti chiedo, ad un sequel per quanto riguarda l'Eterno o la possibilità magari che lo stesso possa essere trasposto, no? In versione cinematografica. Guarda, come tipo di scrittura sicuramente si presta alla trasposizione, un po' quello che immagino sognino sempre anche gli scrittori. E per quanto riguarda il seguito, siccome i miei lettori sono molto curiosi e devo dire, in quest'ultimo mese mi hanno chiesto di svelare, ecco, qualche retroscena, sì, insomma, potrei pensare a un seguito. Noi lo speriamo, Simona. Tra l'altro, ecco, dopo decenni di giornalista, attivista, hai deciso di dedicarti all'insegnamento. Ecco, quali esperienze hai raccolto da entrambe le professioni che poi vanno a confluire nella tua passione verso la scrittura? Ma io credo che quando si scrive, come quando si insegna, si porti sempre tutto quello che si è. Per cui sicuramente nella scrittura confluisce tutto quello che io imparo ogni giorno dai miei alunni, tutto quello che sono stata finora. È come quando si legge, no? Quando tu leggi un libro, apri un universo altro. Quando si scrive è uguale. Poi però hai la grande possibilità di creare un universo e quando le persone poi insomma leggono e ti parlano dei personaggi come se questi fossero in qualche modo reali, capisci che magari un po' sei riuscita ad emozionarli. Siamo alla parte conclusiva e volevo chiedere al nostro regista Salvatore Mondò di rimandare la copertina all'Eterno, perché io ti chiedo, grazie Salvatore, io ti chiedo Simona se al momento tu hai un suggerimento per i nostri lettori che appunto si avventureranno alla scoperta di l'Eterno, proporresti una chiave di volta anche per affrontare il romanzo? Ma io credo che questo romanzo sia un viaggio tra l'amore, il mistero, la luce e l'ombra, quindi quello che insomma mi resta da augurare loro, se si accingono a leggerlo, è una buona lettura e una buona avventura. Una buona avventura. Noi ti ringraziamo per averci restituito un assaggio di questa avventura attraverso quella che sarà la storia della protagonista, la storia di Irene, una giornalista italiana per l'appunto amante dell'arte, ma anche di Ethan, un artista singolare amante del sangue, tutto ambientato in questa Parigi intrisa di horror, ma anche di quelle bellezze artistiche e architettoniche che naturalmente diventano lo scenario perfetto per raccontare l'Eterno. Ringraziamo la nostra scrittrice e giornalista Simona Moraci. Ricordiamo che L'Eterno è appunto il nuovo libro della scrittrice edito da Marlin Editore. Grazie davvero Simona, complimentissime e ti aspettiamo magari per presentare il sequel. Grazie, lo spero. Grazie a voi. Sicuramente, in bocca al lupo. Noi ci Buona giornata. ritroviamo fra pochissimo, piccolo break, restate con Mattina Live.